Giallo di Arce, sabato 17 giugno. Questa sera la trasmissione Un giorno in pretura parla del brigadiere Santino Tuzzi, delle sue stranissime, contraddittorie, illogiche e inattendibili dichiarazioni, della strumentalizzazione che in molti purtroppo hanno fatto della sua morte, sino a crearci sopra una vera e propria industria mass mediatica presenzialistica. Si parla delle sue continue ritrattazioni, del suo suicidio. Noi del pool della difesa della famiglia Mottola abbiamo il convincimento fortissimo che Tuzzi mai abbia visto entrare Serena Mollicone nella caserma dei carabinieri di Arce, perché mai Serena è entrata in quella caserma. Abbiamo il convincimento che Tuzzi sia stato suggestionato, pressato e succhiato da chi si era innamorato della pista Mottola. E tanto hanno fatto, tanto hanno detto che Tuzzi si è sentito accerchiato e purtroppo è crollato. Era in stato di sudditanza psicologica, quella che lo psicologo forense Enrico Dei Compagni ha definito stato eteronomico. Cioè Tuzzi non si sentiva più libero di attuare condotte autonome, ma di adeguarsi soltanto ai voleri di un potere esterno di cui si sentiva succube. Diciamo in soldoni che lo hanno messo in mezzo. Mancano molte ore dell'audio di Tuzzi di quando ha fatto le sue dichiarazioni, poi ha ritrattato la ritrattazione, però ci stanno tutte le parolacce e le pressioni psicologiche rivolte a Tuzzi. Ripeto, mancano molte ore di audio, però vi sono molte stranezze. Comunque Tuzzi mai ha detto di aver visto entrare in caserma Serena Mollicone. E qui sta il grandissimo inganno strutturale del giallo di Arce. Comunque Tuzzi si è suicidato perché aveva perso l'autostima per essersi fatto strumentalizzare, per motivi sentimentali, per debolezze della sua psiche. In tutto ciò occorre sempre tenere a mente però che Tuzzi, essendo un soggetto onesto, fermo, con altissimo senso della legalità, un tutore delle forze dell'ordine, mai e poi mai, se il primo giugno avesse assistito a un reato, quindi parliamo dell'entrata della Mollicone in caserma e l'aggressione di Serena in caserma, quindi percezione di un danno a danno nei confronti di una povera ragazza, lui mai avrebbe permesso un reato del genere. Quindi già stiamo in una fortissima contraddizione in termini e non riusciamo a capire com'è che la famiglia di Tuzzi preferisca avere un Santino Tuzzi che per 7 anni è stato geloso, custode di un segreto gelosissimo, terribile, e non invece ha parlato immediatamente. Quindi preferiscono avere un Tuzzi addirittura favoreggiatore nell'omicidio di Serena Mollicone e noi invece un poveretto che poi si è suicidato, che purtroppo, essendo caduto in quello che noi chiamiamo stato eteronomico, ha detto e non detto quello che poi lui ha affermato, non consapevole, secondo noi, di sapere quello che stesse firmando. Purtroppo su Tuzzi è stato creato un sarcofago investigativo che ha costruito un processo che nemmeno doveva cominciare. Questa sera ci guardiamo Un giorno in pretura, poi domani mattina diremo la nostra sul caso di Tuzzi e su questo inganno strutturale che ha fatto fare un processo che non doveva essere fatto e ha depistato maggiormente le lenti investigative sul vero assassino di Serena Mollicone. Grazie.